Ciao ragazze, nuovo video. Mi scuso se mi vedete vestita in questo modo per tre video, ma oggi è il mio giorno di riposo, quindi sto cercando di registrare il più possibile per appunto caricarvi un po' di video perché è da una vita che non li faccio e se non è il mio giorno di riposo e quando non c'è Fabio e quando non ho 1800 cose da fare non riesco a organizzarmi, quindi scusatemi se sono sempre vista così, sarebbe stupido cambiarmi per farvi pensare che sono altre giornate. No, sono sincera, è lo stesso giorno, lo stesso momento ed è un'ora che sono seduta qui a registrare il video. Terzo video, eccoci, video acquisti abbigliamento. Poi tra l'altro lo vorrei fare perché vorrei utilizzare e ritirare queste cose. Allora, sono andata l'altro ieri ad Arese e quindi ve lo volevo caricare così sono cose che se vi interessano potete trovare. Ho fatto un po' di acquisti di make-up che credo che voi abbiate già visto questo vi il video inerente il make-up acquistato. Vi faccio vedere le cose di abbigliamento. Allora, una cosa, in realtà due, le ho comprate con il Black Friday e le ho ricevuti appunto a casa perché ho fatto l'ordine online da H&M. Una però è da lavare, quindi mi scuso, non riesco a farlo vedere, è un maglione perché in realtà avevo bisogno di maglioni. Ho comprato questo qui, molto ampio, super peloso, super morbidoso, super ampio. Mi sembra di averlo pagato 12 euro perché era scontato. Adesso non mi ricordo. Comunque, due maglioni ho speso 30 euro, 32 euro, quindi saranno costati 15 euro l'uno, diciamo. Col collo un po' così e mi piace molto. L'ho comprato per metterlo a parte con i jeans, ma anche con la gonna in ecopelle, quella che avevo preso con la zip. Non so, mi piaceva. Poi ripeto, ho bisogno proprio di maglioni perché sono senza. E quindi ho preso questo. C'è in altre colorazioni. Vi metto il link delle cose qui sotto, così se magari vi può aiutare se le trovo. Poi sono andata da Piazza Italia. Ho comprato una cosa super basica, pagata 15 euro. E ho preso anche questi da tenere. Ho preso praticamente una maglia super basica. Fatta così, molto semplice, scusatemi se è stropicciata, l'avrei preferita a lupetto ma non c'era ed è così super morbida, tutta costine. Io queste qui le utilizzo sotto ai cardigan, un po' come se fosse una t-shirt basica, diciamo. Come se fosse una t-shirt ma in realtà è più maglioncino. E niente, ho preso questa qua, niente di emozionante, ma io vi mostro tutto. Scusatemi se sono cose noiose, ma... Poi sono andata da Stradivarius. Ah, da Stradivarius ho dentro due cose che ho comprato da da Tiger. Ah no, da Tiger ho comprato le Special Curry che sono già sotto in cucina. E poi ho comprato. Cosa ho comprato? Le Special Curry? Ah, dei sacchettini da cucina con su tipo le facce da mostro. Sapete i sacchettini quelli che ha richiudibili, usa e getta, diciamo? E poi ho comprato la Kojak Sponge. Questa qui è per il corpo, perché per il viso in realtà ho le salviettine scrubbanti di Sephora, che mi piacciono moltissimo, e quindi ho preso questa qua per il corpo. Non l'ho mai provata questo genere di prodotto, vediamo. L'ho pagata, mi sembra 2 euro. 1 euro, 2 euro. Ok, da Stradivarius alla modica cifra di 30 euro ho comprato un maxi cardigan. Mi serviva proprio questo cardigan lungo nero, che non ho ancora provato, devo essere sincera. C'era solo la media come taglia, non lo so se era perché c'era solo la media o se esiste solamente la media. Comunque, così lunghissimo. E se lo dico io che è lungo, è molto lungo, con le tasche, con i due spacchi, io queste qui le utilizzo come jolly, con gli abiti lunghi, con gli abiti corti, con le gonne, con i leggings, con i jeans, cioè mi serviva veramente perché sono rimasta con due cardigan, uno grigio scuro che pensavo di mandare in pensione, che è veramente rovinato di H&M, e uno grigio chiaro che mi piace, e quindi mi serviva veramente uno nero perché non l'avevo. 30 euro, oddio, 30 euro da Stradivarius come cardigan, però vabbè. L'ho preso. Poi sono andata da Primark. Allora, da Primark ho preso questo qui carino da mettere sul frigo perché io sono la donna dei post-it. Io sono
La donna delle agende, dell'organizzazione, dei post-it, cioè di tutto, delle liste. Io adoro fare le liste e spuntarle. E quindi ho trovato questa qui, mi sembrava molto carina. 1,50 euro, l'ho messa su... la metterò sul frigo. Anzi, la tengo qua così la vado a mettere. Scusatemi se guardo lì, ma c'è Loli. Volevo capire perché è corsa giù, visto che siamo a casa da sole. Tata, vieni qui a farti vedere. Vieni su a farti vedere. Vieni qua, amore mio. Io faccio vedere in tutta la tua bellezza. Guarda, guarda. Oh, oh, oh. Guarda qua, guarda. Guarda qua. Oh, che c'è lì? Ma amore mio. Madonna, quanto sei bello. E guarda fuori perché c'è... Chi c'è lì? Chi c'è? Chi c'è fuori? Mi guarda fuori dalla finestra perché a volte troviamo il gatto sulla finestra della cucina. Allora lei, quando diciamo chi c'è, guarda fuori dalla finestra perché... quasi volata sulla cucina per prendere il gatto, questo qua. Comunque Primark, ragazze, c'era il delirio, la gente a fare tutti i regali di Natale da Primark. Io non amo moltissimo quel negozio, devo essere sincera, perché tipo le calze che ho comprato 2 mesi fa si sono praticamente già tutte autodistrutte dopo un utilizzo, quindi ovviamente ne paghi la qualità, cioè terrificante. Però ho preso 2 regalini che non vi posso mostrare perché non si sa mai che magari queste persone guardano questo video, non credo però. Ho preso 2 regalini, cioè proprio 2 pensierini, e quindi non posso farvi vedere, ma che nascondo, che metto qua. E poi ho preso per me 2 maglioni che sono certa che utilizzerò e lavorerò una volta, magari dai no. Però ho detto per il prezzo che hanno provo a prenderli. E ho preso uno così super ampio, che sembra un po' carta vetrata, comunque con la manichina così, con le costine, con questo collo che io adoro terribilmente, fatto così, adoro. E la mia idea era di metterlo con la cinturina in vita, sapete che adesso va tantissimo, mi piace moltissimo, e l'ho pagato 14 euro. Tanto devo essere onesta, per spenderne 30 euro da H&M che mi durano poco, cioè una stagione, e spenderne 14 da Primark che mi durerà comunque solo una stagione, ho pensato facciamo questo test. Visto che prima non avevo mai Primark, non potevo fare questi test, invece i cardigan, le cose che so che sfrutto un pochettino di più e spero che mi durino, io sono anche disposta a spendere di più. Però tipo, cioè beh, 90 euro per una maglia, un maglioncino non mi va, devo essere sincera. Però queste cifre qui... magari poi l'anno prossimo non mi piace più così, non mi piace più grigio, l'ho speso. Quindi ho preso questo. E poi l'ho preso così rosso, un altro modellino. Un pochettino più Christmas. E sempre col collettino un po' così alto. Ho preso 2 medie. Va bene? Che mi sembrano abbastanza ampi. E questo qui invece è un pochettino più corto. Fatto così. C'erano ovviamente diverse colorazioni e diverse cose. Ho preso solo queste cosine in realtà di abbigliamento, però ci tenevo a farvele vedere che magari sono idee carine. Se cercate dei pensierini, sicuramente Primark tra tazze, cuscini, pigiami, cuffie, make-up, c'è proprio il devasto come regali. Se no devo dire che molte cose carine che io non vedo mai perché comunque da me non ci sono, ci sono anche nelle cose casa di H&M, cioè veramente H&M casa mi è piaciuto un sacco. Infatti poi arrivata a casa sono andata a vedere sul sito, pensavo di comprare dei cuscini così, solo che adesso volevo aspettare un attimino, vedere se ho qualche regalo per Natale, qualche buono, perché magari molto spesso mio fratello mi fa dei buoni, quindi vediamo dove capiterà quest'anno. Io ho lanciato come idea H&M Sephora, vediamo, oppure non lo so, comunque vedremo, sicuramente magari, perché devo dire che hanno cose molto carine, mentre Zara Home mi è piaciuta un po' meno, per dire, a paragone, comunque sì, questi sono gli acquistini che ho fatto, devo ancora fare un bel po' di regali, dei pensierini, ma credo che li comprerò da me, alcuni, dove lavoro io, da Diffusione Tessile, e niente, mi manca il regalo più importante, che è quello di Fabio, ma devo ancora capire che cosa vuole per Natale, e niente, basta, va bene così, vi mando un enorme bacio, fatemi sapere cosa ne pensate di questi acquisti, e al prossimo video, ciao!